amata di tutti i tempi, Jesus Christ Superstar. Duplice celebrazione a Milano e Roma per una versione limited edition con la regia di Massimo Romeo Piparo in occasione dei 30 anni di Jesus Christ Superstar. Don't you mind about the future? Applauditissimo alla prima milanese il cantautore Lorenzo Licita nel ruolo di Gesù. Let me try. Sorprendente in quello di Maria Maddalena l'artista pop internazionale Angun. Tu sei una pop star. Qual è la difficoltà di una pop star nell'interpretare un'opera rock? È molto diverso? This is actually È la mia seconda volta in un musical e davvero mi piace tantissimo. It's nice to actually share the responsibility. Perché è bello condividere lo spettacolo con tutto il cast. Non è tutto incentrato su di me. Everything on you. Yes, I can understand that. Faisal Bonciani interpreta Giuda, mentre nel ruolo di Erode troviamo Frank High Energy. Live e numerosi performer a rendere vivo e dinamico il palcoscenico, un'opera rock che stimola a riflettere la pace, il dialogo, la spiritualità, un concentrato di bellezza ed energia che supera ogni confine ed entusiasma ancora il pubblico di tutte le età. Chi è stato protagonista per 50 anni è lui, Ted Neely. Citra. Scusate, ma Faisal Bonciani, no? Il Giuda, sta facendo Giuda, non arriva praticamente. Mi sa che ci ha traditi, pazzesco. Allora, lui per 50 anni è stato lui, Gesù, tutto è partito proprio con Ted. Io mi sono chiesta, ma 50 anni è lo stesso ruolo? A un certo punto non l'hai odiato? Cioè, non è chiesto fatemi fare Giuda, basta? I learn something new every day. Io ogni giorno ho imparato qualcosa di nuovo. Tutto è meraviglioso, non mi sono mai annoiato neanche una sola volta. E i pubblici sono magnifici, sono la mia famiglia. Che bella questa cosa, vedi? Lorenzo, insomma, tu sei il nuovo Giuda, raccontami Gesù, quando... Gesù. Cosa hai detto? Giuda. Giuda, scusami, no, perché ho chiesto di Giuda. Esatto, quando sei andato... Nuovo Gesù. Esatto, nuovo Gesù, sì, sì. Ma ne faccio spesso, di gaffe, non ti preoccupare. Dai, ma andiamo avanti. Quando sei andato a fare il provino, eri felice? Volevi questo ruolo? Avevi visto il film 100 volte, il musical? No, non conoscevo nulla, quindi sono arrivato davvero vergine a questa cosa. È stato un bene. Mi piace perché... questa cosa, è arrivato vergine così. Sì, beh, insomma, rimanendo in tema. Ok, sì. Però ecco, mi sono spaventato molto, ho avuto molta paura perché chiaramente è il musical che tutti conosciamo, insomma, per antonomasia, e poi dopo Ted Neely era davvero importante... insomma, prendere quel ruolo, e quindi con che tanto coraggio. Che ti mette la mano sulla spalla, perché ho visto la vostra intervista da Camila e lui non se ne va, resta qui perché vuole vedere se sbagli, Lorenzo. Esatto. Vuole vedere se sbagli qualcosa la sera, visto che stasera c'è il debutto. Stasera c'è la prima, quindi siamo molto emozionati. Siamo stati a Milano, è andata benissimo. Come dice lui, il pubblico di Jesus Christ è un pubblico bellissimo, perché ti abbraccia e ti fa davvero capire quanto amore c'è per questo musical. E quindi sono strafelice. Insomma, c'è un cast internazionale poi, perché Maria Maddalena è interpretata dalla pop star Angun. Sì. Cioè, c'è lei, quindi anche lei questa sera... al Sistina. Rosanna Caccio, sempre per noi. Let me try to cool down if it's a bit. Let me try to cool down if it's a bit. Let me try to cool down if it's a bit. Let me try. Let me try to cool. Ancora buon pomeriggio, Giuda è arrivato, Faisal Bonciani. Ciao Faisal.
Faisal, ciao. Ciao. Ben arrivato. Grazie. Allora, Giuda, carissimo, sei arrivato nel momento giusto perché dobbiamo capire chi tra Ted e Lorenzo Licitra è più Gesù rispetto all'altro, perché Ted insomma è stato Gesù per 50 anni, Lorenzo per poche repliche a Milano e questa sera al Sistina per questo super musical, quindi io leggerò una frase e voi dovrete scrivermi il seguito. Okay. Faisal, tu puoi aiutare. Ok. Gesù di 50 anni ormai... Lo posso dire? Sì, è un amico. My friend. Ok, prego Faisal. Allora, la prima frase è questa, fatela anche voi a casa, eh. La prima fase, partiamo dalle basi, giustamente mi dicono. Ama il prossimo tuo. E il seguito cos'è? Qual è il seguito di questa frase? Ama il prossimo tuo. Licitra ha scritto. Ted, no. Intanto lui gira. Prego, le puoi dirlo? Come te stesso. Come te stesso. E cosa mi scrive Faisal? Vabbè, anche lui allora, scusate. Vabbè, fin qua le basi ci sono, come no? Come te stesso. Partiamo esatto, bene. Partiamo bene. Secondo, seconda frase. Scagli... No, ho detto scusate, ho fatto la chiusura della frase, ho sbagliato, scusate. Diciamo andiamo direttamente alla terza, all'ultima. È più facile che un cammello... Questa è difficile, eh? È più facile che un cammello. Lui non sta scrivendo nulla. Ted non scrive. Licitra scrive. Mi sa che Licitra è il nuovo Gesù. È più Gesù di Ted che l'ha fatto per 50 anni, eh? Viva l'Italia! Perché Ted non chiude la frase, guardate. È più facile che un cammello. Lui non scrive. Prego, Lorenzo. Passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Dovrebbe essere quella. Grazie. A tutti gli effetti, Lorenzo Licitra è il nuovo Gesù. Grazie. Tutti questa sera al Teatro Sistina, lo potete fare fino al 7 aprile, potete vederli. Insomma, sarà è un super musical. Faisal è il Giuda. E chi è che ti piaceva di più, Ted oppure Lorenzo? No, dimmi la verità. Ma no, fare. Ma sei Giuda, che ti importa? Giuda può tutto. No, in realtà sono due diversi, quindi con l'originale... È l'originale, da cui veramente ho imparato tanto. E quello che è arrivato per posta però è buono. E da dopo è un amico. Beh. Anche. È un amico, come deve essere in scena in realtà, no? La storia ci racconta che in realtà in Jesus Christ Superstar Giuda e Gesù sono amici, no? Erano. E quindi c'è... Sì. Erano. Sì. Grazie. Grazie Ted, grazie Faisal, Lorenzo, verrò a vedervi al Sistina, grazie davvero.